50 anni fa si infrangeva un sogno di libertà e moriva la persona che stava cercando di renderlo possibile, Salvador Allende. La mattina dell'11 settembre del 1973, il Cile veniva sconvolto da un cruento colpo di stato militare. L'esercito, guidato dal generale Augusto Pinochet, invadeva il Palazzo della Moneda a Santiago, mettendo fine alla via cilena al socialismo e inaugurando una dittatura che passerà alla storia come una delle più spietate del dopoguerra. No, stanno sparando, ma c'è male! Il Cile da allora non ha ritrovato più pace. Altre proteste, spesso sedate con il sangue, si sono succedute fino ad oggi. Ma cosa è successo realmente? E come rileggere oggi quei fatti? Testimonianze di politici, giornalisti, artisti, studenti e lavoratori provano a rimettere insieme vicende, ideali, esperienze, non dimenticando gli storici legami con l'Italia, le speranze ancora vive e il peso del passato. Golpe, 50 anni di Cile, di Ludovico Manzoni. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e su tutte le principali piattaforme. Una produzione, One Podcast.